è giusto chiarire un fatto così importante per la città. E perciò siamo qua a dirvi quello che pensiamo di questo passo indietro che invece è una scelta di Elio Contini-Bali, devo dire di grande, proprio ha senso di responsabilità enorme. Ancora di più rafforza l'idea che la scelta su questa persona, lo conferma ancora, era per me personalmente, per me perché è il sindaco che sceglie, è una scelta che non solo non mi sono pentito, ma il suo tornare sui suoi passi proprio per questo enorme, chiamiamolo, conflitto forse sia mediatico e sotto ogni punto di vista di gente che ne ha visto, voglio dire, ha visto il male sotto ogni punto di vista, lui, dato che ci tiene quanto noi a cercare di fare dei passi uno dopo l'altro per cambiare questa città, siccome non è come tutta quella tanta gente che avete visto passare in questo palazzo, proprio perché abbiamo un altro stile che quasi viene veramente per servire, non è una frase. Non è una frase, perché la gente arriva in una poltrona, se la tiene stretta per potere, per tutto quello che volete, e non è che tanta gente è passata da qua veramente per servire. Ecco, Elio tranquillamente ha fatto il passo indietro. Questa è la riprova, la prova provata. Che siamo un altro stile di vita, abbiamo un altro stile di vita. E il fatto che appunto Elio dice ok, io lavorerò più di prima, come ha fatto dal primo momento. Elio è una persona che io conosco da 40 anni, anzi no, da 50 per l'esattezza, avevamo 9 anni, 10 anni. Ed è una persona che conosco nell'intimo profondamente, ed era la persona che volevo nella mia giunta perché oltre alle competenze eccellenti, che non perdiamo la memoria di chi c'era in questo palazzo, di gente che la competenza per molti, potrei fare l'elenco e non finirei più, di gente che di competenza non aveva, che non aveva niente ed era solo veramente di essere l'amico dell'amico. E poi aver distrutto un palazzo sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello culturale. E non parlo solo delle inchieste che ci sono ancora ora. E le sapete voi giornalisti meglio di me. Ma per non aver dato nessun contributo, per aver messo le porte qua a doppia mandata a chiuderle. E allora una persona come Elio Contini-Bali, che l'ho scelta perché stava sicuramente in sintonia con tutti noi, che questa è la cosa più importante. Altro che cerchio magico, è la magia di avere delle persone che non avete la più pallida idea di come noi stiamo in giunta. Neanche con i miei fratelli ho la fiducia dei miei assessori. E c'è qua Filippo presente, a riprova, che non è andato via, che è qua, che lavora, che no, sarà nominato esperto. Abbiamo una continuità proprio di voglia, sempre di più, di cambiare non vuol dire di avere verità. Cambiare però in uno stile dove non c'è connivenze, non ci sono cose, voglio dire, di tornaconto. Altro che c'è gente che si vende la madre per poco. Per avere una poltrona di assessore che poi, voglio dire, che cos'è? È di mettersi al servizio, certo, non siamo abituati a questa parola in questa città, in questo palazzo. La prova provata che Elio in un nanosecondo ti dice ok, non c'è problema, non voglio creare problemi all'amministrazione, non voglio creare problemi a questa energia che sta cercando di cambiare le cose. Lui dal primo secondo era con noi. Anzi, è stato uno di quelli che me l'ha chiesto prima della raccolta firme e non me l'ha chiesto da ora, me lo chiede da anni. E lo continua, me lo chiede da anni, perché non fai questo passo? Perché non fai questo? Da 10 anni, ed è una persona anche qua a dire il suo passato, la mia libertà è anche questa. Noi vogliamo andare avanti su questo. Ringrazio ancora pubblicamente Elio Contini-Bali, persona per bene che ha dato e che darà. Guardate, appartiene anche, ha fatto un'associazione, indietro non si torna bene, e che ce ne siano 10.000 associazioni. La nostra base di Cambiamo Messina dal Basso che sta lavorando e che vuole continuare a lavorare per la città. Noi abbiamo da qui a qualche giorno di nuovo giornate intense, presidente,
proprio di che staremo insieme dalla mattina fino alla sera, che ci scegliamo anche queste modalità per cercare di riguardare dentro i nostri difetti, i nostri errori, certo, e confrontandoci con loro. Elio mi ha detto: sarò ancora di più al fianco di questo filone di pensiero, vogliamo andare avanti.